Grazie a tutti, buonasera per questo collegamento da Oltreoceano, per questo collegamento che ci consentirà di avviare questo esperimento dei dialoghi di economia civile. Io ringrazio subito la professoressa Cristina Bicchieri che è collegata da Filadelfia, insegna all'Università della Pennsylvania, poi la presenteremo fra un minuto in maniera un pochino più completa. Ringrazio anche Luigino Bruni, economista, presidente della nostra scuola dell'economia civile, che farà da discussant, cioè cercherà di mettere in difficoltà, ma in maniera ovviamente produttiva, la professoressa Becchieri. Io mi limito semplicemente ad una velocissima introduzione, essendo anche la prima puntata di questo percorso, di questo sentiero che vogliamo oggi inaugurare in questa pandemia inimmaginabile, imprevedibile, laddove dobbiamo cercare di prendere ciò che riusciamo a cogliere per quando dalla pandemia usciremo e ci aiuterà ad essere in qualche modo rinnovati. Intanto mi fa piacere ricordare che oggi, che è il 18 aprile, avremmo dovuto essere a Firenze per la seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Non è stato possibile, ma non volevamo lasciare senza impronta questa primavera difficilmente dimenticabile. E quindi di qui l'idea di avviare questo esperimento dei dialoghi di economia civile. Oggi la professoressa Becchieri e il professor Bruni ci aiutano ad animarla, anzi ne saranno i protagonisti insieme a coloro che vorranno fare delle domande. Volevo dedicare un pensiero doveroso, molto semplice, che sento fortemente, alle vittime, cioè a coloro che non ce l'hanno fatta in tutto il mondo, negli Stati Uniti e in Italia in particolare, visto che siamo collegati a questo straordinario sistema che è la vita digitale. E do soltanto due numeri, sperando di non essere, come dire, elemento che appiattisce queste cifre. Cioè negli Stati Uniti, secondo i dati ultimissimi, siamo a circa 37.000 persone che hanno perso la vita per o con il Covid-19. In Italia siamo a oltre 23.200. Non possiamo abituarci alla crescita costante, dobbiamo fare uno sforzo di guardare questi numeri attraverso dei volti. E quindi un modo molto semplice, e con questi 60 minuti che oggi abbiamo a disposizione per onorare quei volti, è quello di riflettere, di fare anche riflessioni possibilmente operose, cioè che riescano in qualche modo a cambiarci in positivo, e su questo si soffermerà molto Cristina Becchieri. Dobbiamo riuscire a cogliere le lezioni che ci sta fornendo una giornata dopo l'altra questa esperienza e provare ad applicarne poi alcune. Alcune si possono applicare soltanto da soli, nelle proprie sfere di responsabilità, piccola o grande, e altre non possono che essere delle applicazioni collettive. E penso che non sia possibile tornare nella normalità portandoci dietro gli schemi di prima. Qualche cosa necessariamente deve cambiare. Ecco, questi dialoghi vanno in questa direzione e vogliono dare un contributo di incontri tra punti di vista anche diversi e poi possibilmente lasciare una piccola impronta in ciascuno di noi, un'impronta che mi auguro possa essere generativa. Due parole sulla professoressa Becchieri. Vi dicevo che insegna all'Università della Pennsylvania, si è laureata a Milano, professoressa di filosofia e di psicologia, è soprattutto una ricercatrice sul terreno ed è fondatrice e tuttora direttrice del centro di ricerca sulle norme sociali e le dinamiche comportamentali. Di Luigino vi ho già detto, oltre ad essere nostro presidente, insegna all'Università Lunza, imperdibili i suoi editoriali della domenica, non sono editoriali, sono delle riflessioni di terza pagina, un po' diverso, su Avvenire e ovviamente tantissimi altri suoi scritti. Io mi fermerei qui, lascio direttamente alla professoressa Becchieri lo stage, il microfono, si soffermerà in maniera molto legata al contesto che stiamo vivendo sul rischio della diffusione dei messaggi negativi. Non vi anticipo altro. Cristina. Grazie, grazie. Questa è una cosa che mi preoccupa molto, leggendo i giornali, sia italiani che americani, perché mi tengo anche molto informata sull'Italia, guardando i programmi televisivi italiani e americani.
Una cosa che ho notato è spesso l'inconsistenza dei messaggi e spesso anche il fatto che il messaggio che viene dato è un messaggio sbagliato. Poi vi spiego perché. Questo è un momento, siamo nel mezzo di un enorme esperimento sociale, okay? In cui gli interessi individuali spesso sono in conflitto con gli interessi della comunità, della collettività. Okay? Pensiamo a comportamenti molto semplici, mettersi la mascherina, isolarsi in casa, a tenere una debita distanza sociale dagli altri, eccetera, eccetera. Ora, c'è un'interdipendenza nei nostri comportamenti, non in tutti i comportamenti, ma in questi in particolare. E cosa vuol dire che sono interdipendenti? Vuol dire che quello che gli altri fanno o dicono di fare, o quello che ci dicono che va fatto, in qualche modo ha un'influenza positiva o negativa su quello che noi decidiamo. Questa è l'interdipendenza, in poche parole. E in questa situazione una cosa che normalmente si fa, sono gli interventi che io faccio in genere, si chiama norm nudging. Che cosa significa? Cerchiamo, usando l'informazione, di indurre o cambiare le aspettative, quindi anche le preferenze delle persone, cioè cambiare il comportamento, come si comportano, come preferiscono comportarsi e così via. Allora, una cosa molto importante che ho scoperto facendo queste ricerche, e quindi c'è una base scientifica su questo, una base di esperimenti, è che l'informazione descrittiva, cioè informare la gente su cosa fanno gli altri, è molto più importante dell'informazione normativa, cioè l'informare la gente su cosa pensano gli altri, su cosa gli altri pensano che si debba fare, o addirittura un'informazione moraleggiante, diretta, ma il comportamento virtuoso è ABCD. E la cosa interessante è: cosa succede quando queste due informazioni, la normativa e la descrittiva, sono in conflitto? Qual è la più efficace? La più efficace dipende da quello che inferiamo da queste informazioni. Tu mi dai un'informazione, cosa fanno gli altri, e io che cosa ne deduco? Okay? E tipicamente da un'informazione sul comportamento altrui, io inferisco che se si comportano così, evidentemente approvano questo comportamento, gli va bene. E se lo approvano, che cosa significa? Significa che è un comportamento in qualche modo positivo, che va bene comportarsi così. Okay? Quindi da un'informazione di tipo descrittivo, la gente normalmente ne deduce, inferisce, che quelli che si comportano approvano il comportamento. Al contrario, un'informazione normativa, se tu mi dici, ma sai, la gente approva, la maggioranza delle persone approva questo modo di comportarsi, non inferiamo affatto che si comportano così. Okay? In inglese si dice cheap talk, cioè parlare costa niente. Cioè tra le parole e i fatti c'è una gran differenza. E questo lo vedo in moltissimi esperimenti che faccio, in cui do delle informazioni positive o negative sul comportamento altrui e vedo cosa la gente inferisce, poi gli do delle informazioni invece su quello che la gente dice che si deve fare e vedo che le inferenze sono molto più deboli. Quindi il segnale descrittivo, il segnale di mostrarti come la gente si comporta è un segnale fortissimo. Ok? Vi do un esempio. Alla televisione americana, un certo giorno, vediamo che centinaia di giovani durante spring break, che sarebbe la vacanza prepasquale, stanno tutti insieme sulle spiagge della Florida, okay? Ignorando la raccomandazione già fatta molte volte di stare a casa. Okay? In Italia, simile. Cosa vedo in televisione?
che i vigili stanno dando centinaia di multe a cittadini che girano per la città, per le strade, senza permesso. Allora la prima cosa che uno vede questo dice, ma perché lo fanno? Beh, evidentemente non ritengono necessario chiudersi in casa. Allora la situazione non è così seria. Se lo fosse, sarebbero tutti a casa. Allora, che cosa vuol dire? Come mai la gente fa queste inferenze? Perché siamo sempre tutti tentati di giustificare quello che ci fa più comodo, ok? E se quindi io tento di giustificare il mio andare per la strada, andare in giro, vedere gli amici, come lo giustifico? Dicendo, ma guarda, tutta questa gente si comporta così, vuol dire che non è poi così grave la situazione, ok? Allora, la cosa fondamentale per il governo e per i media è che cosa possono fare, che messaggi devono mandare per indurre un comportamento, diciamo, virtuoso o salutare. E io ho 6 regole, gli dai 6 regole di cose praticamente da non fare. La prima cosa è non mandare mai messaggi in contraddizione tra loro. Cioè, il messaggio è la polizia arresta migliaia di persone e quindi rende la trasgressione molto comune, però la cosa giusta da fare è stare a casa. Ok? Questo conflitto indebolisce il messaggio virtuoso, diciamo, e secondo me è molto meglio mostrare piazze, strade vuote, ok? Negozi chiusi, cioè far vedere che effettivamente non c'è nessuno. Cioè, io sceglierei quel tipo di informazione. La seconda cosa è molto importante, è rendere osservabile il comportamento virtuoso. Non puoi rendere osservabile il lavarsi le mani, purtroppo, perché la gente sta a casa, chi lo sa se si lavano le mani o no. Però, per esempio, ho visto che su Instagram, che è molto usato dai giovani, ha permesso di usare uno sticker quando comunicano con i loro amici, sto a casa, I stay home. Ok? E quindi mandano un messaggio positivo. È ok stare a casa, io sto a casa. Ok? I governi locali possono incoraggiare, per esempio, i residenti a mettere un segno sulla casa che mostra che sono orgogliosi di stare a casa. Cioè, bisogna mandare dei segnali visibili che il comportamento è quello giusto, è un comportamento positivo, che lo stiamo seguendo tutti. Questo è molto importante. Quarto, scegliere sempre, quando tu mandi un messaggio, devi scegliere il gruppo di riferimento giusto. Se mando un messaggio ai ragazzi di Milano, gli mando un messaggio facendogli vedere cosa altri ragazzi di Milano fanno, non quello che fanno a Wuhan o a Palermo. Perché per i giovani a Milano è importante quello che fanno gli altri giovani a Milano e così via. Cioè, il gruppo di riferimento è molto importante, quindi i messaggi vanno indirizzati a gruppi diversi in modo diverso. Quinta regola, evitare messaggi moraleggianti, perché l'informazione implicita che un messaggio moraleggiante, la cosa virtuosa da fare, è che la gente si comporta in modo opposto. Perché mai mi mandi questo messaggio? Perché è necessario mandarmi questo messaggio? Beh, è necessario perché gli altri si comportano male, quindi meglio evitarli. E c'è un sacco di letteratura in psicologia che lo mostra. E sesto punto, importantissimo, evitare linguaggi ambigui. Che cosa significa? Quando tu senti dire la maggioranza delle persone sta a casa, pensa un giovane, cosa pensa? Beh, i più sono anziani. Sono persone vulnerabili, hanno malattie, ma io sono diverso, sono mica come loro, ok? Quindi che cosa succede? Che noi tendiamo a interpretare un'informazione un po' ambigua in modo a noi favorevole. Quindi l'informazione non deve essere ambigua. E vi faccio un esempio molto recente. Il Center for Disease Control in America ha dato globalmente questa direttiva. Evitate visite sociali, eccetera, ma soprattutto viaggi discrezionali. Viaggi discrezionali è stato un termine tra i più ricercati su Google. La gente ha detto, cosa vuol dire? Cos'è discrezionale?
va bene andare dal dentista, posso andare dal parrucchiere, posso andare a trovare mia nonna, eccetera. Quindi era un messaggio troppo generico e ambiguo, e questo ovviamente dà luogo poi a trasgressioni. Quindi la conclusione che io suggerisco è mandare messaggi che evitino ogni ambiguità, chiari, positivi e specifici. Questo, secondo me, è quello che i media, la televisione, i giornali, eccetera, devono fare. Naturalmente i giornali e la televisione amano dare delle notizie terribili, la gente non sta facendo la cosa giusta, eccetera, però queste notizie terribili poi sono controproducenti, cioè inducono a comportamenti meno virtuosi di quello che ci aspetteremmo. Grazie Cristina, sono 6 regole che abbiamo annotato. Io ho subito una domanda prima di passare poi a Luigino il microfono. Intanto questa brevissima lezione che ci hai proposto mi fa venire in mente come probabilmente non si era preparati, non soltanto dal punto di vista sanitario, ma ancor meno c'è la consapevolezza, forse tuttora, della necessità di avere una strategia di comunicazione che è basata, secondo anche quello che tu proponi, sulla spinta gentile, cioè non sul dover fare, ma sul far venir voglia di fare o di comportarsi in un certo modo. Ecco, c'è consapevolezza negli Stati Uniti, a livello di amministrazione sia centrale, e quindi parliamo di Washington, sia di alcuni stati, tu stai in Pennsylvania, che questa componente, proprio per indurre comportamenti virtuosi, quindi la componente della strategia comunicativa adeguata che rispetti quelle 6 regole, sia indispensabile. Cioè, al di là del consulente scientifico, il virologo, l'epidemiologo, eccetera, ci sono consulenti non genericamente di comunicazione, ma di comunicazione in fase di crisi? Ci sono una cosa che c'è in America, soprattutto nei governi locali, ci sono quelle che si chiamano behavioral units, cioè unità comportamentali. Però normalmente queste behavioral units si occupano di, appunto, spinte gentili, così la traducete in Italia, nudges, su cose molto precise, per esempio su come far riciclare di più, su come tener pulite le strade. Insomma, ci sono tutta una serie di comportamenti virtuosi che loro cercano di implementare. Una cosa che sta cambiando e su cui io sto lavorando anche è il fatto che la nudge tipica si riferisce all'individuo isolato. Come ti convinco a prendere le tue medicine? Come ti convinco a, per esempio, risparmiare di più nel fondo pensione che ti dà il tuo datore di lavoro? Eccetera, eccetera. In realtà, e di questo per fortuna si stanno rendendo conto finalmente, che io predico naturalmente da molto più tempo, è che tanti comportamenti sono interdipendenti. Che io, per esempio, pago più o meno le tasse, è vero, lo so che le devo pagare, però se so che molta gente non le paga, questo ha un effetto sul mio comportamento. Ok? Cioè ci sono tante interdipendenze che nessuno ha mai considerato. E quindi il nudging iniziale, la spinta gentile degli autori iniziali, era una spinta gentile per comportamenti essenzialmente individuali. Ora, tutti i comportamenti ovviamente sono individuali, però tanti comportamenti che noi pensiamo sono isolati, insomma, prendo le medicine o no, in realtà tanti di questi comportamenti che vogliamo migliorare, cambiare, sono comportamenti collettivi. Ecco, questa è una cosa che si sta realizzando da non molto tempo e io sto facendo molte consulenze proprio su questo. Esattamente su questo, perché la mia tradizione è una tradizione di studio delle norme sociali, dei comportamenti collettivi, quindi ovviamente
conosco bene questa materia. Normalmente chi fa nudging invece pensa tradizionalmente a comportamenti puramente individuali. Le cose stanno cambiando naturalmente. Bene, grazie. Mi riservo poi un'altra domanda sui comportamenti cooperativi, perché quello della cooperazione è uno dei tuoi terreni di ricerca. Bene, Gino, a te ricordo che stiamo cercando insieme a Cristina e a te, Luigino, di scrivere elementi per una, intanto a matita, poi magari li confermeremo, per una nuova grammatica sociale, no? Questa è parte del titolo di questo nostro primo dialogo. Luigino. Sì, innanzitutto grazie davvero a Cristina che, come ha detto già Sergio, diciamo, è una delle autorità mondiali sul tema delle norme sociali, tutto partendo dai comportamenti, quindi dall'approccio diciamo descrittivo, dall'esperienza, da ciò che la gente fa, per usare un'espressione italiana cara a Machiavelli e a Vico, dall'uomo qual è e non dall'uomo come vorremmo che fosse. È una delle grandi lezioni della tradizione italiana che è sempre attuale, no? come ben sappiamo da Machiavelli, gli uomini hanno scritto libri su repubbliche ideali che non sono mai esistite, eccetera, eccetera, non ci interessa l'uomo qual è, no? Comunque volevo fare, quindi io sono appunto in qualche modo anche un allievo di Cristina, come la maggior parte della gente della mia generazione che ha incrociato questi temi. Io mi sono occupato un po' di queste tematiche lavorando per 15 anni con Robert Sagden in Inghilterra, che mi ha anche insegnato questo approccio laico e antipaternalista alla scienza sociale. In fondo forse Sagden è ancora più antipaternalista di Cristina, che lui è molto critico verso il nudging in generale, sia quello libertario che quello più standard, perché ci vede una forma di paternalismo non troppo liberale, Robert Sagden. Poi anche lavorando con Alessandra Smerilli ed altri sulle norme sociali, ho sempre incrociato la grammatica che ci ha insegnato Cristina, per citare un suo libro. Quindi io mi limito a due o tre domande per farle dire altre cose, perché è stata molto essenziale nella prima parte. Allora, innanzitutto mi veniva da dire questo, no? Cioè che questa bella distinzione tra l'approccio descrittivo, tra l'informazione descrittiva e l'informazione normativa, mi piace molto, perché io credo che sia effettivamente qualcosa di essenziale, un punto oggi di non ritorno, un punto non evitabile per fare seriamente questo mestiere, che poi in realtà è anche la linea dei grandi della scuola inglese, di Smith, di Hume, come nascono le norme sociali, questa idea dell'ordine spontaneo che attraverso i meccanismi di approvazione di biasimo, che noi in realtà, in fondo una delle cose belle che appunto Robert Sagden ha mostrato in questi anni, che come la teoria della, come la ricchezza delle nazioni di Adam Smith è la teoria dell'ordine spontaneo nei mercati, la sua teoria dei sentimenti morali, dove parla appunto di queste dinamiche di approvazione e disapprovazione, è l'ordine spontaneo dei sentimenti, cioè come si formano le norme partendo dal basso e non partendo da un approccio top down. Quindi io sono vicino a questa linea. La mia domanda è questa, ti faccio due o tre domande di fila, poi se vuoi puoi rispondere insieme. Allora, la prima domanda è questa, ma questa visione, che io ripeto, come metodologia mi piace molto, ma non rischia però di legittimare lo status quo? Cioè, è anche una teoria del cambiamento questa, o è solo una teoria che spiega perché le cose non cambiano? Cioè io voglio, cioè, diciamo, ti chiedo, se io oltre a registrare come va il mondo, lo volessi migliorare. Ma magari uno potrebbe dire, tu chi sei per migliorarlo? Ma semplicemente perché magari devo fare delle scelte di politica pubblica, devo cercare di ridurre le spese, oppure ora devo cercare di ridurre i morti. Penso che ora che tutta la gente contraria al nudging o al paternalismo in questi mesi di coronavirus avranno dovuto cambiare un po' l'idea, insomma, no? Perché che credo che un certo paternalismo, quando hai di fronte 150.000 morti e tutti quelli che potrebbero ancora arrivare, sia necessario. Però se io volessi appunto cambiare, cioè questo, il tuo approccio è anche una teoria del cambiamento,
Perché dico questo? Quindi vengo già alla seconda domanda. Perché noi sappiamo che i cambiamenti sociali sono anche legati a minoranze profetiche. Cioè, cosa voglio dire? Se io penso a Gandhi nel passato, quando partì quel benedetto mese di marzo del 1930 per la Marcia del Sale, erano in sette e facevano cose che nessuno faceva in India in quel momento. Eppure quell'azione di Gandhi, di quella minoranza profetica, produsse un tale cambiamento che dopo 17 anni l'India fu indipendente. Perché, diciamo, esiste anche l'indignazione. Cioè, il fatto che io veda che la maggior parte delle persone non fa una cosa che io ritengo giusta, mi produce indignazione, che è una mola di cambiamento. Quindi c'è posto per l'indignazione nella tua teoria e per le preferenze anticonformiste. Noi sappiamo che tu ti occupi di queste cose, che c'è sempre una minoranza di persone che in una popolazione ha delle preferenze anticonformiste, cioè che agisce esattamente all'opposto di quello che fa la maggioranza, perché trae utilità da comportarsi in modo difforme rispetto a una norma. Allora, queste tre domande, cioè, che poi sono due, no? Cioè, che posto ha il cambiamento nella tua teoria, se ce l'ha, perché non tutte le teorie spiegano tutto, altrimenti queste teorie generali poi alla fine non spiegano niente. E secondo, come vedi le minoranze profetiche e il ruolo dell'indignazione nella vita civile e anche nell'etica pubblica? Questo. Grazie per le domande. Mi interessa moltissimo questo tema, il tema del cambiamento, preferenze anticonformiste, eccetera. Quello che io studio soprattutto è il cambiamento. Okay? Ci sono due tipi di cambiamenti. Uno è un cambiamento che elimina, okay? Che elimina dei comportamenti, diciamo, negativi, delle norme negative. Pensiamo al lavoro che ho fatto su child marriage, su open defecation in India, abbiamo fatto molto lavoro su questo, su female genital cutting, eccetera. Con ovviamente la dovuta attenzione, quando fai lavori del genere, alla sensibilità e alla cultura delle persone a cui ti rivolgi, ok? Perché non è che vai e gli dici no, stai facendo delle cose terribili, eccetera. Cerchi sì. Di un attimo girare il problema. Allora, il cambiamento, diciamo, questo è un cambiamento che elimina, cerca di eliminare, di sostituire dei comportamenti dannosi per l'individuo, dannosi per la comunità, eccetera. Un altro tipo di cambiamento è la creazione di nuovi comportamenti, di nuove norme, eccetera, eccetera, che è qualcosa, secondo me, che vedremo finita la pandemia. Ci saranno nuovi comportamenti, ci saranno delle cose che cambieranno. Allora, la cosa interessante, e mi collego anche a quelli che hanno le preferenze anticonformiste, una cosa che ho studiato molto, perché mi sono resa conto, non tanto, poi lo faccio teoricamente, ma l'ho visto in pratica, lavorando in paesi in via di sviluppo su vari problemi, mi sono resa conto che in ogni comunità c'erano delle persone che io chiamo trendsetters, cioè c'erano delle persone che avevano preferenze anticonformiste, c'erano delle persone che erano, diciamo, in grado di guidare, cambiare il comportamento altrui in modo, devo dire, assolutamente, positivo e significativo. E chi sono queste persone? Allora, nel mio libro North in the Wild, l'ultimo capitolo è proprio dedicato ai trendsetters. Chi sono questi trendsetters? E la cosa interessante è quando si vogliono eliminare dei comportamenti molto radicati, la gente tende a non cambiare anche perché c'è un rischio nel cambiamento. Cioè, ci sono dei rischi. Se tutta la mia comunità sposa le bambine quando hanno 12-13 anni, ma continuare a mandare mia figlia a scuola e non sposarla, è rischioso per lei, è rischioso per la famiglia, per l'immagine sociale che noi diamo, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre, diciamo, per cambiare certi comportamenti bisogna in qualche modo
sminuire questo rischio. Questo è quello che fa il trendsetter, perché il trendsetter, iniziando un comportamento anticonformista, in qualche modo fa vedere che si può fare, okay? Aumenta le aspirazioni della gente in questo caso. Quindi il trendsetter, tipicamente, questo iniziatore, è una persona che percepisce molto meno il rischio, perché ha proprio delle preferenze molto diverse, percepisce il rischio in modo diverso, ha meno paura di cambiare, ovviamente, percependo il rischio in modo diverso, e anche una persona che ovviamente non ama per niente, vuole cambiare quei comportamenti, quindi ha una preferenza diversa, e soprattutto è una persona che ha un certo livello di autonomia, cioè non dipende dalle opinioni, eccetera, altrui. Quindi il trendsetter è l'iniziatore. Il grande problema, quando fai uno studio del genere, è che l'iniziatore non necessariamente ha successo, cioè può avere successo o non averlo. E la cosa interessante è allora ti domandi perché. E il perché è molto semplice. Io, te, tutti quelli che vivono, diciamo, in una comunità e che praticano certi comportamenti, hanno quello che in inglese, non so come chiamarlo in italiano, un threshold per il cambiamento. Una soglia diversa. Se a me questo comportamento non piace tanto, basterà che 10 persone cambino perché anch'io mi metta in coda. Per te, che magari invece sei più convinto, hai più paura, hai più percezione del rischio, avrai bisogno che 50 persone o 60 persone cambino, cioè abbiamo soglie diverse. È molto difficile prevedere il cambiamento perché non abbiamo conoscenza delle soglie delle persone, non sappiamo qual è la distribuzione, eccetera. Adesso, tutte le teorie tipiche, appunto, del cambiamento presuppongono che le soglie sono continue, che c'è una continuità, ok? Cioè che la prima persona gliene basta uno, la seconda gliene bastano due, tre, quattro, cinque, eccetera. Ovviamente questo non avviene. Però ci sono degli studi interessanti, soprattutto fatti da sociologi, e uno si chiama Granovetter, che consiglio di leggere, che mostrano che in realtà è possibile riempire questi gap, questi vuoti fra una soglia e l'altra. E chi li riempie? Beh, una persona che hai citato è Gandhi. Cioè, Gandhi aveva una tale influenza, autorità sugli altri, per cui il leader può in effetti riempire questi gap. Ok? Quindi il leader vale 30 persone, non so come dire. Esattamente. Un'altra possibilità sono i media. I media non sono mai studiati, in particolare le soap operas, ok? Che sono state studiate in particolare da economisti. C'è un'economista italiana della Bocconi che si chiama La Ferrara, che ha studiato i cambiamenti demografici prodotti dalle soap opera. Ci sono certe condizioni che diciamo che devono esistere, per esempio queste soap opera devono essere soap opera in cui gli individui si possono identificare. Cioè in India hanno avuto grande successo soap opera che durano anni, premetto, in cui la protagonista è una giovane che vuole continuare a studiare, non vuole un matrimonio organizzato, eccetera, eccetera. Quindi è una persona con cui la giovane si può identificare. E che cosa mostra questo carattere fittizio, che peraltro la gente non considera fittizio perché scrivono lettere, mandano lettere ai produttori, vogliono che queste ragazze le leggano, devono essere sicuro, sono delle attrici, ok, ma questo avviene. E che cosa succede? Aumenta l'aspirazione, l'idea, ma sì, si può fare. L'attrice va incontro a tutti i tipici disastri, problemi a cui la ragazza reale andrebbe incontro, però alla fine vince. E secondo me queste soap operas, alcune sono famosissime, date in Africa, in America Latina e in India,
alcune hanno avuto un'enorme influenza sul cambiamento. Quindi, secondo me, anche questi sono trendsetters. Questo è molto importante. Poi tu mi parli di piccoli gruppi. Questa è un'altra cosa molto importante. Quello che succede, e che è successo molte volte, è che all'interno di una società questi, diciamo, trendsetter si raggruppano, eccetera, e cercano di cambiare. E non ci riescono, ok? Allora che cosa fanno? Se ne vanno. Creano un'entità autonoma. Sto pensando agli Amish in America. Pensa all'esempio degli Amish. O in India, per esempio, hanno creato, uomini e donne, delle comunità indipendenti contro il child marriage. Quindi in queste comunità le ragazze e i ragazzi aspettano a sposarsi e, insomma, si crea una comunità che può sopravvivere benissimo separata dalla comunità che invece pratica il child marriage, che a questi non va bene. Quindi c'è la possibilità di separarsi. La cosa interessante, a cui ho pensato, ma poi non l'ho mai più scritto, è queste comunità faranno proselitismo. Cioè cercheranno di influenzare, di allargarsi, ok? Penso alle prime comunità cristiane, che avevano chiaramente credenze e preferenze totalmente diverse. Cosa hanno fatto? Sì, si sono separate, ma hanno fatto proselitismo. Allora, la cosa interessante, che mi interessa tra l'altro studiare, è come funzionano queste comunità, chiamiamole virtuose, che hanno preferenze diverse, che si oppongono a quella che è la comunità sociale più ampia, ok? Cosa fanno? Ci sono ovviamente vie diverse, strade diverse da percorrere, eccetera. Ma una cosa che trovo interessante, le comunità che non possono completamente staccarsi, gli Amish non fanno proselitismo, gli Amish stanno per conto loro, gli ortodossi, gli ebrei ortodossi, i Lubavitcher stanno per conto loro, ma ci sono comunità che in qualche modo non possono stare per conto loro, devono continuare a vivere nella comunità più ampia, e a quel punto cominceranno a fare proselitismo. E mi interessa molto cioè, come iniziano a fare proselitismo, perché non possono completamente separarsi dalla comunità per motivi economici, di vita, eccetera, però ci restano e cercano di cambiare dall'interno. Questa è una cosa che mi interessa molto. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, esistono trendsetter, sì, esiste il cambiamento, sì, esistono comunità che o si separano completamente perché possono farlo, o stanno dentro la comunità e fanno proselitismo, ma queste cose esistono. Cristina, intanto grazie intanto, hai detto cose molto interessanti, molto. Volevo cogliere proprio uno dei tuoi spunti e anche sintetizzare una delle domande che ci è nel frattempo arrivata, quindi vorrei poi soprattutto dar spazio alla domanda, ma la mia considerazione, che è anche un quesito, a proposito di coloro che sono capaci di inventare delle tendenze e anche poi di guidarle, quindi trendsetters e trendleaders, non c'è il rischio della concentrazione di leve fondamentali in poche mani e che questa capacità di spinta ultra gentile, ad esempio attraverso le serie cinematografiche o le soap operas, come dicevi tu, rischino poi di accompagnarci, è già avvenuto probabilmente, senza che noi ce ne rendiamo conto, verso preferenze, stili di vita, scelte di consumo che alla fine ci sembrano libere, ma tutto sommato non lo sono. Ma più interessante ancora di questa considerazione, anzi la metto da parte la mia e lascio spazio, come abbiamo detto, a una domanda. La leggo, sono tre righe, molto circostanziata e molto, tra l'altro, perimetrata, diciamo, nel confine statunitense. Dice: tutto il mondo dei media, dell'entertainment statunitense è in mano a 6 persone. Ecco che ritorna il tema della concentrazione. Come possiamo svincolarci da questa lobby per creare una comunicazione positiva che possa spingere comportamenti virtuosi nell'uomo? Cristina.
Bella domanda. Sicuramente è molto importante, cioè per esempio in America ci sono, c'è almeno un canale pubblico, PBS, okay? Che però viene finanziato da noi, cioè io mando soldi a PBS e in effetti è un ottimo, ottimo canale. Le news sono ottime e non partisan, diciamo. Quindi c'è questa possibilità naturalmente, però ovviamente non vengono finanziati dal governo, vengono finanziati da privati, eccetera. Ma questo può esistere, nessuno te lo impedisce, diciamo. La cosa fondamentale è poi pubblicizzarsi, essere seguiti, eccetera. Ma fanno delle inchieste bellissime, sono assolutamente seguiti da una fetta della popolazione. Il problema è che fetta della popolazione, naturalmente, e forse, se devo dire una cosa, forse sono un po' troppo elitari da un certo punto di vista, ecco, sono un po' troppo elitari. Ma anche il New York Times è elitario, perché se va a vedere quanta gente compra i giornali, pochissima. Cioè, forse anche in Italia poi, non credo che in Italia le cose stiano tanto diversamente, tanto meglio. Quindi, sempre meno, purtroppo. Infatti. Quindi, secondo me, c'è la possibilità di avere dei canali pubblici, diciamo, pubblici tra virgolette, però devono essere ovviamente finanziati, i soldi devono trovare. In America, tipicamente, i soldi fanno delle campagne, i soldi li danno i privati. Cioè, questa è una cosa molto comune. E penso molto diversa dall'Italia. Poi la tua domanda invece più, diciamo, più difficile è, ma che è legata al paternalismo poi, non è che stiamo inducendo, che è quell'idea del nudging, inducendo dei comportamenti che forse l'individuo non avrebbe scelto di per sé. Cioè stiamo spingendoli gentilmente o no a comportarsi in un certo modo. Allora la giustificazione dei nudgers è: ma questi comportamenti sono comportamenti favorevoli alla persona, che lo fanno stare meglio, eccetera. Quindi va bene una spintarella, perché se poi tu prendi le medicine, risparmi di più, eccetera, alla fine stai meglio. Ok. E secondo me c'è un'altra dimensione, che è quella interessante delle soap operas, eccetera, che è quella di dare alle persone, molto spesso noi non abbiamo idea che si possa fare qualcos'altro, non ci viene neanche in mente. Ok? Quindi queste storie ci danno l'idea che possiamo fare altre cose e magari aspirare a qualcosa di più. Ecco, secondo me non è che mi cambia le preferenze, ma mi ingrandisce, mi espande l'insieme delle cose che io penso che si possano fare. E secondo me questa è una cosa positiva. Non mi dice devi comportarti così, assolutamente. Mi fa vedere gente che si comporta in un certo modo, che ha problemi, eccetera, ma che poi alla fine ha successo, riesce a fare delle cose positive. Quindi in qualche modo mi mette la pulce nell'orecchio, come dice in Italia, no? Dice, forse si può fare, no? Una cosa che si può fare, e mi, in qualche modo mi aumenta le aspirazioni possibili. Io non immaginavo che si potesse fare questo e adesso invece lo immagino. Quindi questa è una cosa secondo me comunque positiva. Cioè le persone non sono dei robot, non è che gli cambiamo le preferenze così, adesso ti cambio le preferenze. Questo lo sa anche il marketing, perché il marketing è fatto per creare nuove preferenze. Okay? Come facciamo bere Coca-Cola a gente che vive nel deserto del Sinai, che manco c'è l'acqua e gli vendiamo la Coca-Cola? Cioè gli vuoi creare delle preferenze, questo è il marketing, gli vuole creare delle preferenze. La cosa che secondo me invece è interessante in tutti questi progetti è l'idea di
come dire, di dare una, come dire, un'aspettativa di qualcosa di diverso, di qualcosa che probabilmente è migliore, di qualcosa che si può fare, cioè aumentare le aspirazioni e la conoscenza che le persone hanno di alternative. Questa secondo me è la cosa importante e questo non è paternalismo. Sì. Grazie Cristina. Luigino? No, solo un commento a questa cosa, che in fondo la grande letteratura popolare, i romanzi, sono stati esattamente questo. Noi non ci rendiamo conto l'influenza che hanno avuto i Promessi Sposi, mi pare un esempio italiano, ma anche i romanzi più semplici, popolari, anche la stessa religione. Cioè noi, ecco perché io, ad esempio, ho sempre rifiutato la distinzione fra personaggi reali e personaggi dei romanzi, come se Renzo e Lucia non fossero più reali del mio vicino di casa, perché hanno cambiato così tanti comportamenti della gente che sono realissimi, no? Quindi questa dimensione dell'immaginazione è qualcosa di fondamentale nella formazione del carattere. Purtroppo oggi, essendo, dico solo una battuta, essendo in fondo il mondo delle religioni e il mondo dei grandi romanzi essenzialmente espressione di gratuità, cioè che la gente sì era anche pagata, ma non è che si facevano i Miserabili di Vittorio Hugo o i Conti di Montecristo con dietro chissà quali grandi miliardi di sponsor per portare profitto. Quindi c'era una dimensione, diciamo, di bene libero. Oggi queste storie sono raccontate da gente che li finanzia, che raramente non hanno interessi in mente nel produrli, no? Questo è un tema che ti lascio là. Poi mi veniva anche in mente, proprio velocemente, perché non voglio rubare il video, così arrivano delle domande anche dalla rete. In un modello che abbiamo fatto con Alessandra Smerilli qualche anno fa, si vedeva, in quello che tu dicevi prima, delle varie soglie delle persone al cambiamento, che ci sono delle persone nelle popolazioni, le cosiddette persone con motivazioni intrinseche, che non sono come gli altri. Cioè che quando queste persone ti cambiano, se ne portano dietro tantissime. Cioè che quindi se noi uscissimo a... Che poi oggi a volte vengono confusi con i testimonials, ma cioè che non siamo tutti uguali nella capacità di promuovere cambiamento. Ci sono in ogni comunità delle persone che non sono sempre i leader, a volte sono anche dei dipendenti insignificanti dal punto di vista della gerarchia, che però sono imitati di più rispetto alla media della popolazione. Quindi oggi noi, tornando al coronavirus, se volessimo cambiare qualcosa in modo definitivo, in modo più duraturo, dovremmo individuare quali sono il tipo di persona che si porta dietro popolazioni intere con dei cambiamenti e raccontarli di più, come dicevi tu, no? Raccontarli di più. Scusa, ho fatto troppo lunga. No, hai detto delle cose su cui sono totalmente d'accordo. Chi sono i trendsetters? Allora, all'inizio del mio studio, perché li ho studiati, nelle popolazioni su cui lavoravo, uno pensa, vabbè, sono le persone centrali nel network, saranno il capo del villaggio, il rabbino, l'imam, eccetera. No, in genere non sono queste persone. E ti posso anche dire perché. Perché queste persone, quello che è al centro del network, eccetera, è anche una persona che rischia molto cambiando, perché in qualche modo incorpora, rappresenta i valori tradizionali della comunità. Quindi in realtà i trendsetter sono più periferici e sono comunque persone totalmente convinte che si debba cambiare e sono però persone che generano fiducia. Sono persone in cui la gente ha fiducia. La fiducia è molto importante in questo. Quindi quello che hai detto è vero, è importante. Cercare di capire in una comunità chi sono i potenziali trendsetters e lavorare con loro. Questa è una cosa. Un'altra cosa che hai detto, che mi piace molto, è che la letteratura un tempo svolgeva la funzione delle soap opera. E ti voglio raccontare una cosa interessante. Quando Rousseau scrisse La Nouvelle Héloïse, okay, questo libro ebbe un successo strepitoso, naturalmente fra le classi agiate che potevano leggere, ma sta gente apparentemente faceva dei gruppi di lettura e discuteva sto libro,
E Rousseau conservò tutte le lettere che questi lettori gli mandarono per anni. Ed è molto interessante andarle a vedere, sono state studiate, perché quello che vedi è, per esempio, un uomo dice: questa lettura mi ha insegnato a essere un bravo padre e marito. Che cosa significa questo ruolo di padre e marito? E le donne dicevano la stessa cosa, madre, moglie, eccetera, eccetera. Molto interessante. Rousseau conservò tutte queste lettere che poi sono state studiate, pubblicate. Quindi già allora, già ai tempi di Rousseau, esisteva questa possibilità di lettura collettiva. Un'altra cosa che voglio dire è che la soap opera che si vedono in Africa o i lettori di Rousseau, c'è una dimensione collettiva. Cioè i lettori di Rousseau ne discutevano coi loro amici. Ok? Non è una cosa puramente individuale. I contadini africani che vanno a vedere, che vedono la televisione, la soap opera o sentono alla radio la soap opera, la sentono in gruppo, ok? La commentano. Quindi questa è una cosa molto importante, che è la comunità, che c'è una comunità che parla, che discute e che cambia insieme. Questo è importante. Cristina, ho un paio di domande che arrivano da chi ci sta seguendo, uno tramite Facebook e l'altra tramite Zoom. Comincio con Roberto Ricciardi, che è il presidente di una banca di credito cooperativo in provincia di Caserta. Questo tipo di banche con finalità mutualistica in Italia sono tipo le community banks negli Stati Uniti, che svolgono un ruolo di grande vicinanza, soprattutto nelle fasi difficili, ai territori. Che cosa dice Roberto? In Italia parliamo di TV spazzatura, soprattutto quella commerciale, che propina alla comunità valori consumistici o comportamenti negativi tendenti al conformismo. Con quali strumenti si potrebbe contrastare questa tendenza al consumismo? Al conformismo, chiedo scusa. La seconda, di natura diversa, viene da Antonio Merolli, se ho ben annotato, perché cerco di tenere sotto osservazione diversi, chiedo scusa, Antonio Memoli, diversi strumenti. Allora, come valuta, Cristina, l'ipotesi di lavorare per, quindi come valuti l'ipotesi di lavorare per attrazione, come dice Papa Francesco, piuttosto che per spinta, sostanzialmente attraverso la forza, l'energia dell'esempio, piuttosto che quella della spinta gentile. Poi magari le due cose coincidono, ma su questo sei tu l'esperta. Allora, inizio da questa seconda domanda, perché è molto legata a quello che abbiamo detto, i trendsetters, eccetera, eccetera. Cioè, quando noi, io lavoro per l'UNICEF, la Gates Foundation, la Banca Mondiale, quindi lavoro su grossi problemi e su comunità poi specifiche. E sicuramente non lavoro su spintarelle, ma lavoro sulla comunità, sull'identificare i trendsetters, eccetera, eccetera, e quindi per attrazione, ok? Questa persona o queste persone, per esempio sulla sanità, sono le donne i principali protagonisti, sono quelle che vogliono le toilets, ok? Non gli uomini. Ho storie o esempi di varie comunità in cui appunto le donne sono state i leader, i trendsetter, gli uomini hanno seguito. Quindi la cosa importante, poi dipende ovviamente su che cosa vuoi lavorare, perché non c'è una ricetta generale, cioè ci sono casi specifici, deve conoscere molto bene il caso specifico. La cosa interessante è cercare di capire chi possono essere i trendsetter e lavorare insieme a loro. E si lavora per attrazione, perché questi attraggono un gran numero di partecipanti, di popolazione, eccetera. Questa è l'attrazione, ok? Più che non la spintarella, diciamo. L'attrazione è: io voglio imitare, seguire il comportamento di chi, di una persona di cui ho molta fiducia, che vedo che è entusiasta, che mi dà appunto un'alternativa, che mi dà delle aspirazioni nuove. Questa è l'attrazione, esattamente.
Quindi lavorare per attrazione è importante identificare i trendsetter, gli innovatori, innovatori ovviamente buoni, perché c'è anche il trendsetter, ci sono studi trendsetter che iniziano mode, per esempio, eccetera, no? Vogliamo delle cose un po' diverse. Contrastare il conformismo. Allora, devo dire che una cosa, che la gente è naturalmente conformista. Cioè, il conformismo non è una cosa terribile. Abbiamo tutti la tendenza a conformarci a certi comportamenti, eccetera. Sia per imitazione, sia perché sono delle norme sociali importanti e quindi non vogliamo essere poi sanzionati, puniti se non lo facciamo, eccetera. Quindi il conformismo è abbastanza universale. Il problema è, di nuovo, contrastare il conformismo significa, rivolto alla domanda, è come operiamo un cambiamento dei comportamenti, ok? Beh, qui ci sono tante cose che io studio. Il norm nudging sicuramente è importante, esattamente perché il comportamento, diciamo, la descrizione di un comportamento è un segnale molto potente, ok? Quindi descrivere credibilmente, naturalmente deve essere credibile, il messaggio e il messaggero devono essere credibili, ma descrivere comportamenti diversi, positivi, che hanno degli effetti positivi, perché la gente non cambia comportamento se non ha un motivo per farlo. Non siamo degli automi, ok? Devi dare dei motivi per cambiare. E uno dei motivi è vedere, quello che io dico sempre, non fate vedere il fatto di dire 80% non pagano le tasse, perché normalizzate quel comportamento. Non dobbiamo normalizzare il comportamento negativo. Quello che dico piuttosto, cerchiamo delle isole felici di comportamento positivo. Facciamo vedere che c'è questo comportamento positivo e che ha degli effetti positivi, cioè che in qualche modo è rewarding comportarsi bene, anche se facciamo vedere una piccola isola, un piccolo gruppo che si comporta bene ma ne ha dei vantaggi. Perché nessuno vuol fare il santo, ok? Vuoi vedere che se ti comporti bene ci sono dei vantaggi. Esattamente. Questo dobbiamo far vedere alla gente. Cristina, siamo arrivati al cuore della filosofia dell'economia civile, e cioè i processi virtuosi alla fine arricchiscono non soltanto chi li conduce, ma anche chi sta intorno. Esatto. E viceversa. Ma su questo lascio la parola ovviamente a Luigino, perché no, lui è l'autorità, ci avviamo. Io non sono autorità, sono così contento di sentire Cristina, davvero ci hai fatto una lezione magistrale, anche in un metodo molto, molto antico e nuovo, cioè che è il metodo dialogico, dove hai fatto, anche per i più giovani, no? Cioè sei partita con 15 minuti di introduzione e le cose più interessanti le raccontate dialogando con noi. Questo è qualcosa che si fa raramente in Italia, dove quando uno c'ha il microfono parla tre quarti d'ora di fila, poi dice: sono domande, il tempo è finito, andiamo tutti a casa. No? No, ma è anche una lezione di metodo, di che il pensiero è un bene relazionale, cresce con l'altro, con gli altri. Cioè, io dico che una conferenza va bene quando dico cose che prima di cominciare la conferenza non sapevo, che le ho capite nel parlare con gli altri. Tu stasera ci hai fatto vedere che si sono dette cose molto importanti per questo periodo, cose che non si ascoltano nei media, nei talk show, nei giornali. Uno dovrebbe andarsi a studiare i paper accademici molto complessi che tu ci hai sintetizzato in pochi minuti. Penso che sia un ottimo inizio di questa nostra serie, che inizia davvero partendo in alto e in basso, tutte e due, perché nelle cose scientifiche l'alto e il basso non si toccano molto, perché si parte dal basso, dai fatti, e poi si fa teoria. Quindi ti ringrazio tantissimo, penso che meglio di così non si poteva davvero iniziare questa nostra serie di lezioni di economia civile attorno e per questo tempo di crisi di coronavirus. Grazie di cuore, Cristina. Grazie a voi. Siamo ai saluti, ma prendo ancora qualche secondo per una considerazione. Non abbiamo potuto in questo tempo, che è stato molto intenso, anch'io mi unisco ai ringraziamenti ovviamente, il taccuino
che percorre e queste settimane ormai numerose della pandemia si arricchisce. Ha ragione Luigino, usciamo arricchiti. Dicevo che i tuoi interessi, anche di indagine sul campo, oltre che nel laboratorio, si incrociano tra lo studio della fiducia, la cooperazione, il comportamento corretto. Ecco, e questi tre ingredienti insieme alla libertà e alla felicità sono un po' gli ingredienti chiave, secondo me. Io sono soltanto un artigiano, ovviamente, dell'economia civile, e quindi c'è una fortissima connessione tra il contesto, che è la nostra scuola dell'economia civile, nata pochi anni fa, grazie anche alla spinta di Luigino Bruni, di Stefano Zamagni e di tanti altri che non riesco a citare, ma che saranno protagonisti poi nei prossimi dialoghi. Ecco che abbiamo fatto incontrare la filosofia, la psicologia, la ricerca applicata con temi di grandissima attualità, ma anche con queste radici che risalgono per noi al Settecento, l'illuminismo napoletano. Io terminerei intanto ringraziando te, Cristina, ringraziando Luigino, ringraziando la nostra vicepresidente Elena Granata, la vicepresidente della Scuola dell'Economia Civile, Rossana Andreotti, e che ha collaborato in maniera indispensabile insieme ad altri, ovviamente, alla realizzazione di questa... E Alessandra, che ha fatto il ponte con Cristina. Adesso arrivo infatti a ringraziare anche solo Alessandra Smerilli, che è la nostra presidente del comitato scientifico della scuola e che ha fatto da ponte, andando lei spesso a studiare e insegnare proprio a Filadelfia. Do l'appuntamento per la prossima puntata dei dialoghi. E la prossima volta parliamo di lavoro. Intanto annotatevi questa data, 27 aprile, l'orario è lo stesso, il tema è dallo smart working, che è diventato un riferimento fondamentale in questa crisi e probabilmente diventerà più presente e più centrale quando torneremo ad una nuova cosiddetta normalità. Il tema è dallo smart working all'intelligenza al lavoro, ipotesi per il lavoro che verrà. Saranno protagonisti Marco Bentivogli, che è un sindacalista della FIMCISL, il segretario generale della FIMCISL, e il professor Rocco Ciceretti, che è un economista. Quindi vi ricordo il 27 aprile, a presto, grazie, buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Buon pranzo a Cristina, perché è l'ora di pranzo a Filadelfia. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie di cuore.